Mi sembra che in questa risposta, ma come è successo anche durante la commissione, l'assessore si è speso più a dimostrare che non era vero quello che era stato fatto e per dimostrare che non si doveva fare quello che si era fatto negli anni precedenti, che dimostrare quello che si è fatto. Perché? La mia richiesta era specifica sul lavoro che era stato fatto da questo laboratorio da qui in avanti, cioè dal 2010 in avanti. E da quello che lei mi risponde, non è stato fatto niente. Sono cinque interventi in 2 anni e 3 mesi, per cui vuol dire praticamente niente. Allora, mi sembra che siamo nel caso di avere una bella Porsche, perché di questi periodi vanno di moda. C'è una bella Porsche e dato che l'autista non la sa guidare, la lascia lì e la fa marcire nel parcheggio. Si può prendere un autista, si può imparare a guidare, si può trovare qualsiasi cosa, ma perché sciuparla? Perché non farla andare? Voglio ribattere anche questo. Negli anni precedenti, comunque, la Porsche è andata. Qualcuno l'ha fatta funzionare. Nessuno ha contestato che non dovesse funzionare. Non c'è stata nessuna illegalità, a meno che l'assessore ritiene che sia avvenuta un'illegalità e allora faccia una denuncia. Ma se non ci sono state illegalità, la macchina è stata usata e ha funzionato. E ha funzionato bene perché ha servito ed è servita anche in opere di intervento di polizia giudiziaria. Io ribadisco, c'è un articolo del codice penale 2, il 348 e il 354, che prevedono la possibilità del sopralluogo, che è un intervento unico e irripetibile, che non può avvenire il giorno dopo 2 ore o dopo 10 giorni. E in questo caso questo intervento del sopralluogo concorre alla formazione della prova per arrivare a esprimere un giudizio. È chiaro che la polizia provinciale, avendo un ruolo e un compito di polizia giudiziaria nell'ambito ambientale, può avvalersi di questo codice e di svolgere funzione di sopralluogo. Vorrei citare l'esempio delle foto e delle rilevazioni che fanno i vigili, la polizia locale. Perché quando fa una foto, non è che quella foto deve essere fatta da un laboratorio particolare o da persona competente, ma concorre quella foto, fatta in un momento, in un sopralluogo particolare, a costituire una prova. Ed è lo stesso identico caso che si configura nel momento in cui un agente di polizia provinciale partecipa su un luogo dove avviene o potrebbe avvenire un reato e svolge un campionamento e un esame. Allora, questo è previsto dal codice di procedura penale. Peccato che negli ultimi 2 anni e mezzo non è mai stato messo in atto. Abbiamo una bella Porsche, dato che l'autista non la sa guidare, la lascia lì ferma. Questo è grave. È questo che io le contesto. Per cui, nella sua risposta, non risponde a questo. Non è stato fatto niente. Giovedì scorso io ho chiesto di avere risposta da parte sua anche all'interrogazione sull'Eurogus di Vittuone, perché in quel caso l'esame vengono fatti da parte della ditta, la stessa ditta si autocontrolla, non c'è un organo esterno che va a fare delle verifiche. Lei stesso mi ha detto che la Daneco si è autocontrollata, l'ha scritto, me l'ha scritto, per cui a questo punto la mia domanda è: ci sono dei mezzi, ci
ci sono gli strumenti, si vanno a fare gli esami, si vanno a fare delle verifiche. Vuol dire che non è stato fatto niente di quello che era di competenza. Eppure abbiamo visto e vediamo dei reati, vediamo delle difficoltà, i cittadini segnalano che ci sono dei problemi, eppure nessuno va a verificare. È chiaro che se è la stessa ditta che va, fa il sopralluogo, decide quando fare gli esami, la cosa diventa estremamente difficile. Per cui io ribadisco. È estremamente insufficiente la risposta. Penso che si è guardato più al passato che al presente e se c'è la necessità di far funzionare queste macchine, forse conviene farle funzionare. Da quello che mi risulta, c'era a capo anche un ingegnere ambientale, come mi è stato riferito dall'ex comandante di polizia provinciale e dall'ex assessore alla sicurezza, per cui c'era un ingegnere ambientale deputato a fare queste cose. Se c'era la necessità, si facevano anche dei corsi di formazione. Perché? Cosa c'è di male a formare degli agenti di polizia? Cosa c'è di male? Si dà valore, si dà prestigio alle persone presenti. Se si ritenevano insufficientemente preparate, si faceva di tutto per metterle nelle condizioni idonee per svolgere il loro compito, come era stato fatto nella consiliatura precedente. Forse non si è voluto usare questa macchina, non si è voluta usarla come strumento di intervento, non si è voluto intervenire per combattere un po' e prevenire i reati ambientali. Questo forse è il grosso tema. Bisognava forse darsi un pochettino più da fare e mettere a frutto. Io mi auguro che questa strumentazione non venga ceduta o venga persa da questa provincia, ma venga messa a frutto perché possa svolgere veramente un proprio compito di controllo e di vigilanza ambientale su questo territorio della provincia di Milano. Grazie.